Intorno alle 9 di questa mattina in via Papiri a Fano, in un momento di alta densità di traffico, si è verificato un tamponamento che ha visto coinvolti tre veicoli che erano in coda lungo il canale Albani in prossimità del semaforo di via Francesco Palazzi. Un Opel Zafira condotta da un trentenne di Fano, tra un arresto e una ripartenza, ha tamponato una Polo grigia, vecchio modello, condotta da un settantenne di Cartoceto, il quale per la spinta ricevuta ha urtato di striscio una terza vettura incolonnata sulla sinistra, una Jeep condotta da una donna fanese di 33 anni. Nessuna conseguenza fisica per le tre persone a bordo dei mezzi coinvolti, solo danni alle auto che, essendo dotate entrambe di impianto a gas, sono state messe in sicurezza da una squadra dei vigili del fuoco di Fano intervenuta sul posto insieme ad una pattuglia dei carabinieri che ha regolamentato il traffico in quell'ora così di punta. Data la chiara dinamica dell'incidente e l'assenza di feriti, i conducenti dei veicoli hanno proceduto alla compilazione della constatazione amichevole.